Salve a tutti ragazzi, io sono Squall e bentornati su Digimon World. Riprendiamo dopo un po' di tempo che abbiamo passato in game, poiché abbiamo perso praticamente un altro Digimon, ovvero Palmon, che si era addirittura evoluta in Wamon. Adesso vi faccio vedere un attimino il grafico, ecco qua, abbiamo preso Wamon e adesso abbiamo un Gabumon che ha delle statistiche davvero basse. Come vi dicevo nello scorso episodio, in questo episodio punteremo a ottenere un Numemon che ci consentirà di trasformarci in un Monzemon e andare ad affrontare la città dei giocattoli. Beh, manca davvero poco ormai, ancora un'oretta all'incirca e dovrebbe digievolversi, e dunque attendiamo ancora un pochettino. Ecco qua, digievoluzione in corso. Adesso il nostro Gabumon, avendo le statistiche sotto al 1000 e sotto al 100, quelle là di forza, velocità, insomma, sotto ai 1000 PV e PM e tutte le altre sotto al 100, la digievoluzione in Numemon è assicurata al 100%. In poche parole, adesso diventerà un Numemon. Numemon che uno non vorrebbe mai, perché, ripetiamo, è il Digimon più scarso di tutta la serie, cioè proprio Numemon è debolissimo, ma in questo caso ci tornerà davvero tanto tanto utile. Che poi non è neanche brutta a vedere, forse è anche più carino di un Sugamon. Come abilità naturalmente può utilizzare le stesse dei Sugamon, ovvero queste qua sotto, ed è abbastanza scarso proprio per questo motivo. La sua abilità speciale si chiama Cacca-Numemon. Praticamente è la stessa che va a fare il Sugamon, solamente che ha un nome diverso. Non cambia assolutamente nulla. Beh, proseguiamo. Andiamo verso la città dei giocattoli. Ah, un'altra cosa che volevo farvi vedere prima che me ne dimentichi. È passato un po' di tempo, come vi dicevo, e Primogemon ci ha portato un chip intelligenza. Ottimo. Niente male. Berdramon mi dovrebbe portare al Bosco Brumoso. Salve Cherrymon, ma lei non si univa alla città, perché non ricordo. Sei tornato ad ascoltare il racconto di un povero vecchio, mi dicevi del... Proviamo a dire mi dicevi dell'isola, ecco qua quello che ho da dire, ma teoricamente no. Quindi ok, non lo rammenta più. Va bene, allora procediamo, andiamo avanti. Non ricordo se Cherrymon si univa alla nostra cittadina. Non ricordo minimamente, ma per il momento, come detto, dobbiamo andare qua nella città dei giocattoli e andarci a prendere il costume di Sugamon. Costume che si trovava forse in questa parte, da questa parte? Non ricordo dove si trovava esattamente, però in una delle due casette ci stava un costume. Allora, di là non c'era, quindi sicuramente si trova da questo lato. Infatti, casa dei costumi, quella era casa dei giocattoli. Attualmente non possiamo neanche parlare con nessuno, no, proprio perché non siamo un giocattolo. Ma ecco qua Monzemon, che vi ricordo che era tipo caduto dalla poltrona, adesso è di nuovo sulla poltrona. Questo abito sembra diverso dagli altri, avvolto da una misteriosa presenza. Ed è caduto. Ha una cerniera dietro. Che cosa succede, Sid? Succede che entriamo dentro al costume. In un modo o nell'altro, cioè sapete, Numemon è abbastanza viscido e quindi può scivolarci dentro. E in questo caso è dato da una digievoluzione. Ed ecco qua il nostro orsacchiotto. Monzemon è bellissimo, ma più avanti ci sarà un altro Digimon simile a Monzemon che io adoro tantissimo. Cosa? Ti sei tramutato in un altro Digimon? Sembra interessante. Sì, sembra davvero molto molto interessante. Vediamo che abilità possediamo. Allora, abbiamo nube elettrica, scarica statica, calcio dinamitante, pugno megatone, grido di guerra. Ok, io direi di andare ad inserire il pugno megatone perché è bello prepotente. E poi facciamo magari la nube elettrica, che dite? Potrebbe starci, secondo me sì. No, il Mech Jab magari lo togliamo. Dove sta il Mech Jab? Qualcuno mi dia il Mech Jab. Dov'è il Mech Jab? Eccolo qua. Togliamo questa tecnica che è assolutamente inutile. Lo facciamo dormire? Sì, assolutamente sì, ma prima voglio vedere le statistiche. Ecco, ora prima di affrontare questa zona
Dobbiamo livellarlo un attimino perché è abbastanza debole, giustamente. Direi di fare un 5 giorni di allenamento dovrebbero bastare, dai. Adesso andiamo in città, mi alleno e poi riprendiamo da questa zona. Però per il momento facciamolo andare a dormire. E allora ragazzi, Monzemon si è allenato come si deve, adesso andiamo a guardare le sue statistiche, ha 3000 punti vita, 3000 PM, 230 potere offensivo, 230 potere difensivo, 200 di velocità e 200 di intelligenza. Dovrebbe riuscire a reggere tranquillamente la città dei giocattoli. Ah, vi faccio vedere anche un attimino l'equipaggiamento che ci stiamo portando dietro. 99 recupero medio e 52 PM medio. 22 rinascite, vabbè, il resto lo potete vedere da voi. Dovrebbe anche essere tornato Dreamogemon oggi, quindi direi di andare a dare un'occhiata, così magari lo rimandiamo, e poi procediamo verso la città dei giocattoli. Potremmo effettivamente aspettare un'oretta, perché fra un'oretta Monzemon ha sonno, ma fa nulla, cioè nel senso lo facciamo dormire casomai nella città dei giocattoli. E ci ha portato dietro una rinascita. Sì, va bene, però la rinascita, insomma, 5.000 una rinascita, noi la compriamo a 4.000, quindi no, non volevo che mi spiegavi le cose, vabbè. Trova un tesoro, trova un tesoro. Questo qua da 10 giorni, grazie. Portami qualcosa di interessante, non la rinascita. Ok, ritorniamo nella città dei giocattoli. Ok, adesso che abbiamo Monzemon, possiamo anche andare qua dentro e parlare con i robot che ci stanno qua in zona. Prima c'era praticamente impossibile, adesso dovrebbero averci sbloccato un qualche tipo di dialogo, giusto? Oh, Monzemon, sei tornato in vita! Oh, che cos'è? Attaccate Waru Monzemon! Presto, tutti in azione! Presto, presto! Aspetta! Non è che è il Monzemon che conoscete? Cosa vuoi dire? Ma è un Monzemon, vero? Sì, è vero che è un Monzemon. Un malvagio Wario Monzemon ha rapito i miei amici. Credo che l'unico sia in grado di sconfiggerlo sia Monzemon. Credo che l'unico in grado di sconfiggerlo sia Monzemon. Allora dobbiamo trovare quel malvagio. Dove sarà? È alla porta accanto, proprio di fianco a noi. Ora sblocchiamo il suo sigillo. Ti prego, vai a vedere che cosa vuoi fare. Ho capito, va bene, ti aiuterò. Ci sta un altro Digimon Robot qua. Che però non dice una parola, questo è proprio silenzioso. E il nostro obiettivo di adesso è quello di andare a sconfiggere per l'appunto Wario Monzemon, che esteticamente io lo trovo molto più bello di Monzemon. Monzemon è bellissimo, attenzione, ma Wario Monzemon ha il suo perché. Beh, andiamo su, andiamo nella magione dei giocattoli e andiamo a sconfiggere questo Wario Monzemon. Adesso, man mano che andremo avanti, ci saranno delle sfide per superare la zona, insomma, potremmo subire dei danni come potremmo passare direttamente. Ecco, punti interrogativi. Dove si va e che cosa? Non si sa. Monzemon ha fame, facciamolo mangiare allora. Monzemon pesa parecchio, è un po' sovrappeso, ma è tutta imbottitura, tutta imbottitura. Ora, mi sa che dovremmo scontrarci obbligatoriamente contro di questi, infatti, lo sapevo. Addirittura tutti e tre, ma questa è sfiga. Vabbè, dai, dovremmo essere abbastanza forti e spero anche di apprendere qualche tecnica, perché essendo dei giocattoli potrebbero avere delle tecniche da insegnarci. No, questi mi sa che fanno solamente attacchi di tipo fuoco. E vabbè, perlomeno si fanno anche danni a vicenda quando fanno l'attacco di respiro incendiario, insomma. Momentaneamente stanno facendo anche attacchi abbastanza singoli, dove colpiscono solo me. Ecco, forse era meglio aumentargli un tantino l'attacco al nostro Monzemon prima di procedere. Forse l'avrei dovuto portare intorno ai 300 perché non fa tantissimo danno, eh? Speravo facesse qualcosina in più, però se la cavicchia. Alla fine li ha fatti fuori tutti e tre senza grosse difficoltà. Ho utilizzato sì un po' di recuperi, qualche PM, ma ci sta, dai, ci sta. Oh beh, ci hanno lasciato un vasino portatile, 3600 bit, un vasino portatile, abbiamo imparato carica muscolare. Ok, una tecnica alla fine l'abbiamo imparata. Ah, stavo iniziando a pensare di non imparare nulla, però una tecnica l'abbiamo appresa. E carica muscolare dovrebbe essere abbastanza prepotente, giusto? Ci dovrebbe caricare tantissimo rispetto al grido di guerra, direi di sì, carica muscolare, vai.
Così nel caso ci potenziamo anche un pogliettino. Adesso proviamo questo qua a destra. No, è sbagliato. Abbiamo subito dei danni. Proviamo quello centrale. Ok, con quello centrale si sale. Prossima zona dove... Ecco, questa parte la odio tantissimo. Perché ci stanno sti due qua e sono parecchio odiosi. Vabbè, dai, intanto lo facciamo dormire. E poi qua ci sarà uno scontro a dir poco obbligatorio. Forse nella prima schermata potevamo anche evitarlo facendo un po' di attenzione, ma qua è davvero improponibile da evitare. Facciamo così, niente, siamo tornati indietro addirittura. E niente, qua mi sa che dobbiamo effettuare obbligatoriamente lo scontro. E lo sapevo, adesso ha cambiato zona e no, ti prego, no, di nuovo. Ok, e li abbiamo ribattuti nuovamente, altri 3600 bit, qualche altra tecnica per caso? No, eh? E ti pareva. Questa volta cerchiamo di non fare errori. Possiamo passare da qua? No, decisamente no. Abbiamo un fottio di danni. Perché è cambiato, maledizione? Possiamo salire? Oh, saliamo da questa parte. Ritorniamo nuovamente dove ci stavano i due tankmon e siamo costretti ad affrontarli. Eliminare i nemici. Sì, eliminiamo questi due nemici. Eliminati anche questi. Ci lasciano qualcosa di utile? Impariamo qualche abilità per caso? Assolutamente no, e si alzano in una maniera fantastica, a mio parere, loro due. Ora, non sbagliamo direzione, per favore, e andiamo da questa parte. Possiamo salire? No. Ci ha colpiti, ci ha fatto danno. Proviamo a destra. Ok. Forse c'era ancora un'altra schermata prima di Warumonzemon. Infatti. Questi però forse sono leggermente più schivabili. Sì. Sinistra? No, a sinistra non si va. Proviamo centrali. Ok, questa è stata semplice da superare. La prima pure si poteva superare abbastanza tranquillamente. È quella centrale, quella dove ci sono i due tankmon, che è improponibile. Questa sarà l'ultima stanza. Quale? Quella voce sembra Warumonzemon. Lo conosciamo? L'abbiamo mai visto? Una scatola grande e una piccola. Leggo nella mente. Che senso leggo nella mente? In quella piccola. Salve Warumonzemon. Oh, lo hai scoperto. Nervoso? Vedete, cioè Warumonzemon è stupendo. Che cosa c'è di divertente? Ehi, non scaldarti troppo. Perché sei venuto qui? Vuoi lavorare per me? Libera il mio amico che hai rapito. Ma non era nostro amico, non sappiamo neanche chi ha rapito. Amico? Di cosa stai parlando? Pensi che io farei una cosa del genere? Sì, ma non lo conosciamo. Wow, hai di nuovo ragione. Sì, sono stato proprio io. Vabbè, come non detto. Però, sai, non posso proprio liberarlo. Perché io sono Warumonzemon. Ma non è una ragione, mi scusi, io sono io e quindi... se non vuoi farlo ti costringerò io, ecco appunto, sono io. Stai scherzando? Pensi di potermi sconfiggere? Sai una cosa? Faresti meglio a guardare in faccia la realtà. È bellissimo anche il movimento che fa Warumonzemon, è stupendo. Il nostro Monzemon invece è molto più calmo, molto più tranquillo, più pacato. Spacchiamolo. Dovrebbe avere comunque un buon attacco, una buona difesa, è abbastanza forte. Spero di apprendere qualche abilità. 5000 punti vita, si può battere, dai. Momentaneamente stavo utilizzando il nostro stesso pugno. Ecco, questa tecnica è fantastica. Fa un botto di danno, riuscissima ad apprenderla sarebbe eccezionale. Ed è pure velocissima. È una tecnica davvero prepotente quella. Anche questa che gira in questo modo. Una di queste tecniche la vorrei apprendere più che volentieri, eh? Non sarebbe male se riuscissimo ad apprendere qualcosa del genere. Ti prego, Monzemon, a fine battaglia impara qualcosa.
Ok, abbiamo il finale carico e adesso lo andiamo a lanciare immediatamente. Il finale di Monzemon è abbastanza particolare. Lancia un cuoricino che ci sta mezz'ora ad arrivare, ma poi fa abbastanza danni. Certo, adesso noi siamo debolucci e Waro Monzemon è bello prepotente, ma con un attacco superiore è in grado di sfiorare 1500-1700 punti di danno, il che non è affatto poco. Anzi, devo dire che è una delle tecniche più forti come attacco, se non sbaglio. Certo, poi ci stanno tecniche finali davvero devastanti, anche con pochi con poco potere offensivo, comunque si riesce a fare tanta roba. Dobbiamo curarci perché ci ha massacrato questo attacco. Sì, ma non vi nascondete dietro le scatole che non vedo nulla di quello che succede, niente. Guarda tu dove si devono mettere sti due. Ah, se ve lo chiedete, nella scatola grande non c'era nulla. Semplicemente usciva dalla scatola piccola e ci attaccava facendoci danno. Sì, è una cosa che fa sempre, cioè non cambia, ogni volta è la stessa cosa. Cioè non può cambiare di scatola, non c'è un 50-50, è sicura al 100% dentro quella la piccolina. Strano che non faccia un finale Waro Monzemon. Non lo so se aveva l'opportunità di fare un finale, però già questa tecnica è parecchio devastante, quindi... Insomma, conta ben più di un finale arrivato a questo punto, visto che la può utilizzare come quando vuole. Dai che gli restano solamente 500 punti vita. Certo, non ci stiamo nemmeno godendo lo scontro col fatto che sono dietro le scatole. Ecco, quest'altro attacco che ha effettuato lo vorrei apprendere perché è rapidissimo, attacca a distanza e fa davvero tanti danni. Anche se il fulmine di prima è decisamente più prepotente. Apprendimi qualcosa, dai, ti prego! E non abbiamo visto neanche come cadeva, che faceva tipo la giravolta, maledizione, ma tu guarda. Waro Monzemon ci lascia il chip PE, adesso va a prendere là dietro il chip PE. E non abbiamo appreso nulla, maledizione. Ehi, libera il mio amico che hai rapito, un'altra volta, ma chi è questo nostro amico? Ah, è impossibile, non posso crederci, sto perdendo! Con tutta la calma del mondo, Monzemon. Avanti! Beh, temo di non avere altra scelta. Ecco, una bomba. È un amico. Ehi, smettila di giocare, ne ho abbastanza! Non hai capito lo scherzo? Ecco, è questo qui. Che cosa fai? Questa è una ruota dentata! Ecco, era l'appunto. Non sapevamo chi era il nostro amico. Già, proprio così. Sarebbe questo l'amico? È il nostro amico, eh? Senti, io non l'ho preso, non ho preso nient'altro, davvero. Allora prenderò questo per adesso. Senti, non compiere più azioni malvagie, capito? Va bene, prometto che non accadrà più. Chissà perché, ma non ti credo. Purtroppo ho altro a cui pensare. Ho preso una ruota dentata, facciamo che ho una Gurumon, però va bene anche ruota dentata. Adesso posso andarmi a prendere quel chip PE là dietro? E sapete com'è? Mi servirebbe. Ecco, da qua non si passa. Monzemon, Waro Monzemon non penso mi faccia passare. E abbiamo sprecato un chip PE. Smettila di oziare. Va bene, non credo che lo farò di nuovo. Maledizione, volevo il chip PE. Vabbè, l'abbiamo preso quasi, ma a quest'ora erano due i chip PE. E invece no, ce ne siamo skippati uno. Perché più che skippati ce lo siamo persi là dietro. Non posso passare attraverso la scatola, vero? Tipo un piccolo glitch, una cosa, no, prima che restiamo bloccati, va, per favore. Dovrei tornare indietro. E il metodo migliore credo che sia quello di utilizzare un autopilota. Ok, rieccoci qua. Salve, robottino! Che cos'ù? Che cos'ù? Ok, oh, bentornato, Agurumon! Agurumon? Sì, cosa sta succedendo? Niente, si è messo dentro una scatola. E adesso si muove pure l'altro. E anche l'altro là sotto. Insomma, erano tipo tutti bloccati. Te, un'antica leggenda! Un'antica leggenda. Ok.
Dei malvagi vennero su quest'isola da lontano. Essi dissero ai Digimon: quest'isola un'ostra. Ok, ma parlano in maniera un'ostra, vabbè. I Digimon risposero: non è vero, l'isola è di tutti. I Digimon si unirono e sfidarono i malvagi, che ricevettero una lezione. Ma i malvagi dissero: ve la faremo pagare, e poi scomparvero. È un antico racconto. Ah, mi sento felice. Oh, aspetta, quel racconto è una leggenda che parla di quest'isola, vero? Di come i Digimon hanno sconfitto i malvagi, te l'hanno appena raccontato, non è che... mi chiedo chi fossero i malvagi del racconto. Grazie per avermi aiutato. Questo è per ringraziarti. L'animale impagliato di Monzemon entra in città. Ok, credo che animale impagliato sia un attimino brutale da proprio da dire. È come prendere un orso, lo squarti, lo elimini, lo impagli e te lo porti in città. No, no. Più che altro è un peluche. Il peluche di Monzemon entra in città, che poi non capisco come faccia. In ogni caso, adesso quando avremo un Numemon potremmo farlo digievolvere immediatamente in un Monzemon. Tutto qua, non serve a nient'altro. Contento Monzemon, ce l'abbiamo fatta. Avete qualcosa da dirmi? Tu no. Grazie, prego. Prego anche a te. Tu hai qualcosa da dire? No, questo qua si mette qua dentro e fa la ruota. La ruota addentata. Adesso saliamo su, ritorniamo nuovamente dove ci stava Waru Monzemon, perché dovremmo avere l'opportunità di incontrare Nanimon. Ora, non so se effettivamente... Tanto ascoltate la musichetta, che è bellissima. È cambiata totalmente. Stavo dicendo, non so se è come nelle fogne della città fattoriale, dove... devo aspettare qualche giorno, ma là sopra in cima c'è l'opportunità di incontrare Nanimon. Salve! Colleziono la carta dei Digimon, dammi Agurumon, Toyagumon e Waru Monzemon e poi te ne darò una. Mi spiace, ma non ne ho. Vuole un botto di carte lui. Hai mai provato il curling? Se riesci a ottenere 10 punti a questo gioco, sei straordinariamente abile. Sì, l'abbiamo provato. Ah, e guardate questo, forse non me ne siete accorti prima. Sembra che ci voglia attaccare, no? Vedete? Fa lo scatto come se ci vuole attaccare. È la stessa meccanica dei Digimon che ci stanno in mappa. Beh, saliamo su e vediamo se ci sta Nanimon. Oh, eccolo qua ragazzi, l'abbiamo beccato già da subito. Cosa? Chi sei un'altra volta? Chi sei tu? E anche questa volta Nanimon se ne va. Ma questa volta ci dovrebbe aver lasciato qualcosa, spero, no? Cioè, non ci lasciava niente? Nemmeno stavolta? Pure ricordavo che lasciava l'oggettino proprio in questo luogo, l'altra chiave dello zaino. Forse la lascia l'ultima volta che lo incontriamo, no? Fatemi pensare, quante volte l'abbiamo incontrato così? 4 volte? Beh sì, certo, effettivamente è ancora un luogo che non abbiamo visitato... dove ci sta il Nanimon, cioè, ovvero dove nella zona del tempo veloce, vi ricordate quella zona segreta? Là si incontra pure Nanimon dopo aver incontrato quella roccia, insomma, quello che si credeva un meteorite. Vabbè dai, ritorniamo in città, qua non abbiamo nient'altro da fare e andiamo magari nella zona del tempo veloce e andiamo a prendere Nanimon. Andandola a sconfiggere, andandola a parlare un'ultima volta con Nanimon, otterremo nuovamente una chiave dimensionale che ci consentirà di portare dietro nel nostro zaino 30 oggetti, anziché 20, quindi avremo uno zaino a dir poco enorme, il che è fantastico, e in più Nanimon si unirà alla città. Ma prima, perché non andiamo a parlare con Gigimon? Vediamo che cosa ha da dire per quanto riguarda Monzemon. Monzemon si è fatto vivo, o forse dovrei dire che è apparsa una sua struttura. Ha deciso di lasciarla a casa. E si dovrebbe trovare tipo qua dietro, giusto? Immagino. Non ricordo benissimo. Eccolo qua, perfetto. Abbiamo un Monzemon appeso ed è vuoto, giustamente è vuoto, perché non abbiamo un Numemon.
Qualora avessimo un Numemon, come detto, entra dentro il costume e si digievolve immediatamente in un Monzemon. Il che non è male, non è affatto male. E adesso dall'antica regione Dino, che è sempre bello ascoltare questa musichetta, ci dirigeremo verso la zona veloce e andremo a parlare un'ultima volta con Tonanimon. Dopodiché, ragazzi, ci salutiamo perché per questo episodio credo che abbiamo fatto fin troppo, abbiamo fatto abbastanza, direi. Quindi sì, andiamo nella zona veloce, andiamoci a prendere Nanimon, andiamoci a prendere la chiave dimensionale e poi ci salutiamo. Salve, Master Tirannomon, è passato molto tempo da quando ero qui di guardia. Puoi passare quando vuoi. Sarebbe bellissimo e fighissimo se lei si unisse alla città. Master Tirannomon è esteticamente bellissimo. Vi ricordate, no? Basta andare da questo lato in questo modo, così strisciando lungo la parete, e si dovrebbe arrivare in questa zona, tra virgolette, segreta. Giusto? Siamo nella zona giusta? Spero di sì. Spero di non aver sbagliato strada, anche se forse sì, abbiamo sbagliato strada. Non lo so, abbiamo sbagliato strada o no? Ah, eccolo qua. Salve Nanimon. Nanimon? Un'altra volta, chi sei? Non abbiamo incontrato. Chi sono io? Chi sei tu? Tipo, non so quanto tempo e te lo. Ma perché se ne scappa, Nanimon? Oh, beh, perlomeno hai trovato una chiave dimensionale. Posso portare 30 oggetti. Ok, adesso Nanimon dovrebbe essersi unito al villaggio, anche se non l'ha detto. E guardate quanto è grande il nostro zaino adesso, cioè. È fantastico, possiamo portare un botto di roba. Il che è ottimo, non avremo più problemi di spazio. Ok, dai, utilizziamo un autopilota, ritorniamo in città, vediamo se Gigimon ha qualcosa da dirci riguardo Nanimon. Vediamo se Nanimon fa qualcosa, anche se mi sembra che non faccia assolutamente nulla, dovrebbe dare semplicemente un punto alla città e comunque ci ha dato 20 slot, allo zaino, il che non è affatto male. Nanimon se n'è andato. Mi chiedo dove sia. Va bene, basta. Praticamente Nanimon se n'è andato e non c'è nient'altro da fare. Ma a quanto siamo arrivati? 76, quindi non manca tantissimo. Un altro 24 punti e riusciamo ad arrivare alla prosperità 100 della città. Beh, ragazzi, io direi che per questo episodio possa anche essere tutto. Vi invito a iscrivervi al canale, lasciare like, commentare, condividere il video, attivare la campanellina. Così da non perdervi tutti i prossimi episodi che usciranno sul canale, di seguirmi anche sui social che come sempre trovate in descrizione. Monzemon ha fame e noi ci rivediamo a un prossimo video. Ciao a tutti!